Non sento niente. Mi senti? Ah, adesso mi sentite, adesso mi Adesso sì, sentite. ok, perfetto, Adesso grazie. Scusa, ma allora, no, no, no. I soliti problemi tecnici delle live. È ordinaria amministrazione. Buonasera a tutti, benvenuti e benvenuto a Federico De Silvestri, uno dei massimi esperti della pizza senza glutine, ma non solo. Quindi benvenuto Federico. Raccontaci per chi magari non ti conosce in due parole, chi sei, cosa fai, dov'è la tua pizzeria. Abbiamo fatto insieme un corso di pizza senza glutine, ma so che non fai solo quella, quindi raccontaci in due parole cosa Allora, combini. intanto buongiorno a tutti, se mi vedete un po' stanco perché sono appena tornato da Parigi, sempre per delle demo. Allora, io sono Federico De Silvestri, sono uno dei 25 master istruttori della Scuola Italiana Pizzaioli. Ho una pizzeria a Verona, la pizzeria Focacciria 400, e dal 2015, da quando abbiamo aperta, facciamo sia senza glutine che pizza classica, un po' di tutti i tipi, pizza in pala, pizza a padellino. Però facciamo solo esclusivamente pizza. Nel 2015 sono partito con l'intento di fare e migliorare il più possibile la pizza senza glutine, perché sembra poco, però già 8-9 anni fa era quasi impossibile trovare le farine per fare appunto le focacce o le pizze senza glutine. E mi ero promesso che prima o poi sarei riuscito a far arrivare la pizza senza glutine ai livelli della pizza classica, perché per me mangiare la pizza è stare in compagnia e deve essere un divertimento, e vedere le persone a quel tempo là arrivare in pizzeria, sai, con i panini ancora accartocciati nella pellicola, quelle cose lì mi dispiaceva in una maniera disarmante. E allora ho deciso, mi sono messo in testa e ad oggi sono riuscito. Premetto, io sono un perito elettronico, dal 2008 che ho incominciato a fare le pizze, però ad oggi ho 10 titoli mondiali, tra cui due appunto per aver vinto il campionato del mondo di pizza senza glutine. Due perché? Perché al primo dicono sei stato fortunato, no? È sempre il solito discorso. Allora ho detto vabbè, riproviamo l'anno Principianti. dopo e vediamo se riusciamo, insomma, perché sai, a me piace mettermi in gioco. Ed è arrivato anche il secondo, poi ho detto ok, va bene, ho dimostrato quello che potevo fare, insomma, ecco così, più una soddisfazione personale mia, ecco. Adesso Certo, faccio beh, il diciamo che tecnologo. no, prego, Dimmi. prego. Ah, adesso faccio il tecnologo e giro un po' per tutto il mondo, difatti dopodomani alla mattina presto parto per Las Vegas e andrò a fare per il secondo anno il giudice a Las Vegas. Ma solo su è una competizione, tra virgolette, dedicata senza glutine o alla pizza in generale? Allora, diciamo che là è un campionato del mondo, a livello di importanza, il secondo, perché primo è quello qua a Parma, dove sono presenti più di 42 nazioni per un tot di partecipanti. Quello di Las Vegas è il secondo come importanza, dove là io otterrò delle demo sul senza glutine, perché appunto sono stato invitato appunto anche per fare delle demo, oltre che fare il giudice durante i campionati del mondo. Anche per presentare appunto il gluten free e altre cose, insomma, ecco. Bellissimo, ma curiosità, perché secondo me è un mondo che non tanti conoscono, cioè cosa vuol dire campionato del mondo? Cioè funziona come un campionato di calcio, nel senso che ogni nazione ha la sua delegazione, sono i gironi, gli ottavi, i quarti, Sì. no, non funziona così. No, praticamente, allora, ci sono due tipologie. C'è quello qua in Italia, che è suddiviso in categorie per tutto quello che riguarda il mondo pizza, che c'è la categoria pizza classica, la categoria pizza senza glutine, pizza teglia e via dicendo. E qui non c'è nessun limite di iscrizioni, perché si arriva ad avere addirittura fino a 600 concorrenti in una sola categoria. Invece a Las Vegas c'è un numero limitato, perché hanno già un limite, cioè nel senso ci sono 90 posti, più di così non si possono prendere. Qui, in base alla classifica, come il risultato normalissimo, si fa la sola propria pizza, si presenta ai giurati, dopo di conseguenza si viene giudicati ed escono i risultati. In base al risultato c'è la classifica primo, secondo, terzo. Invece in America funziona un po' diversamente. Ci sono questi 90 iscritti, si fa la gara, i primi quattro si qualificano per la finale e si elegge il primo praticamente, il vincitore di quella categoria. Dopo, il giorno dopo viene fatta la finale, fa tutto
tutti i primi di categoria, dunque vuol dire che la Mm. categoria senza glutine si scontra con quella della categoria pizza classica, con quella pizzeria senza teglia e via dicendo. E lì si elegge il campione del mondo, proprio il campione sarebbe dei campioni. E una volta vinto quello, l'anno dopo ti invitano a fare il best the best, che ti sfidi praticamente contro quelli che hanno già vinto negli anni scorsi. E quando Ah, vinci ok. quello, ti chiamano a fare il giudice e non puoi più partecipare. Ah, ok, forte, È per beh, quello che faccio il divertente. giudice. Mi è andata bene, Hai già allora vinto ecco. tu. Hai già vinto tutto. È andata bene, Quindi dai. diciamo che Diciamo. comunque il campione dei campioni vuol dire che ha competenze sulla pala, sulla teglia, sul senza glutine, cioè su tutti i tipi di pizza. Sì, deve avere un minimo di infarinatura, però viene eletto, tra virgolette, tra tutti i partecipanti, appunto, quello che arriva primo in questa finalissima. Appunto vince, ecco. Forte. E c'è, ma nel senso c'è un numero minimo di, per esempio, di candidati per nazione o questi 90 partecipanti possono essere misti da tutto il mondo? Non c'è un Allora, numero? una volta c'era un limite perché c'era appunto avevano impostato questo limite. Adesso no, adesso non c'è più il limite. Però magari valutano a seconda dei partecipanti, magari anche la qualità o perché essendo un po' più limitato come posti, è possibile che appunto possano valutare anche questo, però diciamo che ci si può Certo. iscrivere. L'importante è trovare posto nella categoria. Ecco, in America è Certo. molto, è così, insomma. Ok. Bene, dunque, tornando e ripensando a quello che mi raccontavi prima, un po' della tua storia, di quando hai iniziato tu con la pizza senza glutine, hai detto una cosa, che ai tuoi tempi, tra virgolette, non c'erano le farine, nel senso, quindi c'è cioè, com'è stato quel passaggio, nel senso, e cosa vuol Allora, dire cosa vuol dire farina senza glutine? Perché noi nel corso ne abbiamo parlato, abbiamo visto un sì, mix particolare, magari possiamo parlarne un facciamo, pochino su come si compone, come si può sì, comporre. facciamo un piccolo riassunto. Allora, praticamente, allora, nel 2015, che già comunque rispetto agli anni prima si riuscivano a trovare delle farine, però si trovavano dei mix, uno o due mix dedicati all'impasto senza glutine. Senza glutine vuol dire che all'interno appunto di queste farine non è presente il glutine che mi forma la maglia glutinica, da quello prende il nome, il glutine. E di conseguenza, quando io vado a impastare e vado a tirare troppo l'impasto, nel senza glutine tende a strapparsi, a rompersi. Io lo paragono, come abbiamo detto l'altra volta, un po' come il pongo. Sai che una volta si avevano questi giochini da bambini che tu li schiacciavi e poi se li tiravi troppo andavano a strapparsi. Questo vuol dire Strapparsi. appunto il legame che non c'è, che non è presente nelle farine. Invece nella pizza classica la puoi estendere, allargare, addirittura fanno le pizze, le gare anche di pizza più larga, proprio per questa loro estendibilità, cioè questa forza che tiene legato l'impasto e la puoi allargare. Sostanzialmente la difficoltà di un impasto senza glutine è cercare di creare la pallina, un impasto, una teglia, come vuoi dire, o il pane anche, che possa avere anche un leggero sviluppo e una certa qualità, che una volta E che appunto non si soprattutto aveva. Non non strappi troppo vada a facilmente. strappare, perché sul più bello che io vado a stendere o comunque la vado a infornare, si può rompere magari con la forza del calore anche quando tende a crescere. Ecco. Certo, e quindi vabbè, le farine più utilizzate senza glutine quali sono? Cioè, esiste una farina di per sé senza glutine? Allora, di per sé diciamo che in commercio, quando ci si avvicina a lavorare senza glutine, io consiglio di prendere già i mix che sono presenti nel sacchetto, perché per una semplice casalinga o comunque una persona che vuole avvicinarsi o fare la pizza in casa senza glutine, lì è già tutto pronto, basta solo aggiungere acqua, sale e olio, che è proprio la cosa migliore in assoluto, alle prime armi parliamo. E questi mix sono composti da farine che sono naturalmente senza glutine. Cosa vuol dire? Il mais, il riso, per dirti, sono delle farine naturalmente senza glutine. Poi abbiamo il grano saraceno, che io uso molto, il grano saraceno biologico integrale, che secondo me è una tipologia di grano tra i saraceni migliore che si possa, e anche dal punto di vista dei sapori, dei gusti. Dopo può dire anche il teff,
è una farina che inizialmente si trovava solo in Africa e poi è stata importata qui in Italia qualche anno fa e viene generalmente coltivata al sud, come diciamo dal punto di vista del territorio. È una farina di un frutto piccolissimo che poi viene ridotto a polvere perché diventa qua, è una farina impalpabile. Poi possiamo avere la farina di piselli, poi possiamo avere, cioè ci sono tante tipologie naturali, diciamo così. Ad oggi però esistono anche dei mix dove è presente dentro una farina deglutinata. Cosa vuol dire? Si prende una farina con il glutine e tramite dei passaggi chimici, diciamo così, industriali, ecco, diciamo così, viene tolto praticamente il glutine o viene portato sotto i 20 ppm. Cosa vuol dire anche qua? I 20 ppm, per chi è celiaco, sa che sono 20 parti per milione, che è la quantità massima giornaliera che una persona celiaca può mangiare. Magari ne trova, non so, facciamo per esempio, io esco, sono una persona celiaca e vado alla mattina a far colazione. Magari quella brioche o quella posso trovare tipo 2 ppm, 3 ppm. La somma di tutti questi pranzi, cene, in teoria giornalmente non dovrebbe superare i 20 ppm, le 20 20. parti per milione. Ecco. Dopo, per carità, dopo ci sono tante forme di celiachia, però generalmente addirittura c'è proprio chi non può mangiare neanche la farina deglutinata. Io ho dei clienti che vengono in pizzeria e faccio per loro degli impasti senza farina deglutinata. Hai Perché capito? solitamente comunque la utilizzi In per una alcuni questione anche impasti. magari di reperibilità, immagino, o non lo so, Sì, chiedo. perché per alcune tipologie di pizza, tipo adesso io ho messo in produzione da un mese, diciamo così, è circa 2 o 3 anni che ci lavoro, e la pizza romana senza glutine. Adesso sfrutto la perdita che andrà anche nei negozi, andrà in vendita anche in tutta Europa e la devo portare domenica oltreoceano in America. E sono delle pinze praticamente messe, le mettiamo già nelle confezioni sotto vuoto, che durano fino a 2 mesi senza doverle mettere in frigo e tutti possono tranquillamente mangiarla, hai capito? Però lì è presente una piccola percentuale di farina deglutinata perché prevede appunto questa tipologia, questa lavorazione di pizza che sia presente per un discorso, aiuta un po', l'elasticità, diciamo così. Ecco, è Ok, senza infatti glutine, mi però. incuriosiva sapere che cosa, cioè, rispetto a una farina naturalmente senza glutine, che cosa può dare una farina deglutinata Sì. all'impasto? Anche perché poi per far sì anche che questo impasto senza glutine resti compatto, diciamo così, o abbia una certa elasticità, vengono utilizzate delle gomme. Sono praticamente naturali, che può essere la gomma di guar, può essere il xantana, che sono ecco, i nomi più conosciuti. Oppure si parla anche di amidi. Io uso anche l'amido di tapioca, lo uso frequentemente, che secondo me è un buon prodotto, diciamo che da mettere in un mix. Se un giorno volessi farmi un mix a casa, devo valutare perché non posso fare un impasto tutto riso. Cioè, se fosse una farina tutto di riso, sarebbe un mattone, prima cosa. Seconda cosa, avrei molta difficoltà perché non mi sta unita. Allora, magari posso incominciare con un mix di riso, di mais, scusa. Parliamo sempre farina di riso, farina di mais, farina di grano saraceno, una piccola percentuale di farina di piselli, o il teff, addirittura come ho detto prima, aggiungendo questa gomme che può essere la gomma di xantana o la gomma di guar o appunto anche l'amido di tappioca. Questo mi aiuta a far rendere un po' più elastico il mio impasto e di conseguenza la lavorabilità è migliore, E tra questi, diciamo, chiamiamoli stabilizzanti, quindi gomma di guar, xantana, c'è differenza tra i singoli? Magari si devono mixare Sì. anche loro come lo farina o non c'è bisogno? Sì, no, bisogna. Allora, intanto esistono dei libri, dei ricettari che danno i consigli anche sull'abbinamento. Perché, per dirti, xantana può essere adatta a una tipologia di farina di riso. Il guar, invece, la farina di guar, scusa, sì, la farina di guar praticamente lo puoi abbinare ad altre tipologie di farine.
cioè, spiegano bene anche quanta usarne, in che percentuale rispetto alla quantità di farina che uno vuole usare. Perché magari, ti faccio un esempio, nei sacchi dietro c'è sempre la descrizione della quantità di farine. Sappiamo che in base alla posizione, più se per primo c'è la farina di riso, sappiamo che la maggiore percentuale è il riso. Se io vado semplicemente in un supermercato e mi leggo le etichette, noterò subito le maggiori quantità di farine presenti. E come arrivo leggermente più sotto, vedo il primo collante. Da lì, anche se senza dover comprare un libro, mi posso fare una piccola cultura, diciamo così, e vedere che gomma utilizzare per quella tipologia di farina, hai capito? Questo è un trucchetto, Forte. un sistema un po' più semplice. Così uno magari a casa può farsi le prove. Allora, io so Forte, già questo è che carino. al quarto posto c'era la gomma di guar, facciamo l'esempio, so che quella gomma lì mi va bene, è più dedicata per queste tipologie di ingredienti, capito? È un trucchetto, Beh, però almeno figo. uno dice non mi compro 10.000 libri e vedo cosa può Certo. andare, insomma. Poi Ecco. comunque lo devi provare con mano, però è già Sì. una base da cui partire. Sì, io consiglio sempre, come ho fatto io, ho fatto praticamente l'esperienza con i vari mix che trovavo in commercio e poi mi sono creato un mio mix, poi ho cominciato anche a insegnare e personalizzare questi mix in commercio, perché basta, come abbiamo fatto durante il corso che ho fatto lì da voi, un esempio semplicissimo, io parto da un mix già che posso trovare facilmente in commercio, anche perché, ripeto, è molto difficile creare un mix. Perché ci sono aziende e dietro ci sono chimici, cioè ci sono tecnici che studiano diversi anni, vero, per fare un mix. Dunque è già studiato, però lo posso personalizzare con piccoli cambiamenti che possono, sarebbe una quantità che varia dal 5 al 10% di una farina diversa a questo mix. Se io tipo prendo un chilo di mix, tolgo 100 grammi, oppure tolgo 50 grammi e posso inserire 50 grammi di grano saraceno e altri 50 di teff. E già cambiano i gusti, capito? Forte, forte, questo è un bel consiglio, anzi, tra l'altro, se tra chi ci sta ascoltando c'è qualche celiaco che magari si diverte a casa con gli impasti, se è cimentato, magari nel creare il proprio mix o personalizzarlo, magari scrivetecelo qua sotto così ne parliamo volentieri. Intanto, vabbè, ci sono un paio di domande relative al mondo lievitazione degli impasti senza glutine in generale. Possiamo dare qualche consiglio, diciamo, un po' generico, generale che vale per tutti. Luca, per esempio, parla di tempistiche, ci sono differenze nelle tempistiche, temperature, insomma, bisogna stare attenti a qualcosa di particolare. Allora, guarda, io faccio tre tipologie di impasti, quelli più frequenti che utilizzo qua in pizzeria, che sono per la pizza classica, la pizza in teglia e la Detroit Style. La Detroit Style è una tipologia di pizza che l'ho vista in America ancora nel 2019 e siamo gli unici a farli qui in Europa, però senza glutine. È una teglia trapezoidale, dove quello necessita, per dire, di un certo tipo di lievitazione, che può essere fatta semplicemente in un forno di casa con la luce accesa, sai, con i famosi 3 o 4 ore a quei 30-35 gradi, che mi permette di far crescere l'impasto. Ecco, nelle teglie, soprattutto nella pizza in teglia, anche in teglia semplice di casa, io consiglio, una volta steso l'impasto sulla teglia, di lasciarlo nel forno solo con la luce accesa per circa 3 o 4 ore. Una volta che mi ha fatto questo sviluppo, questa lievitazione, non faccio altro che toglierlo, accendo il forno, lo preriscaldo, la rinforno e faccio una leggera precottura di circa 3 o 4 minuti, così com'è l'impasto. La tolgo e faccio la farcitura e poi vado a finirla di cuocere. Per quanto riguarda invece la temperatura dell'acqua, ecco che anche lì ci sono, a seconda delle tipologie di impasto, si può utilizzare una temperatura di acqua un po' più calda, un po' più fredda. Io generalmente consiglio sempre di partire con temperature, io dico temperature ambiente, ecco, o tipo nel periodo estivo, magari temperature un po' più fredde da rubinetto, che sia attorno ai 7-8 gradi. Se uno ha l'accorgimento di prendere l'acqua e metterla in frigo magari la sera prima e toglierla al momento dell'uso, che è a 4 gradi, benissimo, perché
Sappiamo che con l'impastatrice o con un mixer o con una planetaria comunque tende a scaldarsi l'impasto. Certo. E se resta leggermente più fresco è più facile da manipolare, invece caldo è tutto appiccicoso. Allora magari consiglio, ecco, di usare un'acqua a temperatura ambiente o leggermente più fresca e questa appunto se faccio pizza in teglia, che sia Detroit Style o che sia pizza teglia classica o padellino, perché esistono anche i padellini, quelli in alluminio, no? Che troviamo ai supermercati, che prima li ungo bene, poi stendo il mio impasto e poi lo metto in forno queste 3-4 ore e lo lascio lievitare, cercando sempre di non toccarlo, perché come lo tocco si sgonfia tutto, perché Certo. purtroppo non avendo maglia glutinica ha solo questa forza dovuta a questi collanti naturali che mi permette questo bello sviluppo, come il padellino che abbiamo fatto noi durante appunto le Esatto, come riprese. quello che abbiamo fatto insieme, certo. Ma qua domanda invece che mi è venuta in mente adesso a me nel racconto. Se le farine, diciamo, tradizionali, quindi contenenti glutine, hanno un W, hanno un indice da seguire, hanno una quantità di proteine, la quantità di proteine nelle farine senza glutine è comunque un aspetto di cui tenere conto e influenza, per esempio, non lo so, l'idratazione, so che ho una quantità più alta, posso idratare di più, non cambia nulla. No, dipende più che altro dalla tipologia di mix che si utilizza. Ecco, quello sì. E non avendo forza, non essendoci un W per le farine senza glutine. L'unica cosa magari che posso dire come approccio è provare a vedere, perché magari sono dei mix che in base agli ingredienti che ci sono mi assorbono magari un po' più di acqua, perché generalmente allora un impasto normale andiamo circa il 60%, 65% per la pizza classica. Cosa vuol dire? Che su un chilo di farina io utilizzo 600-650 grammi di acqua o centilitri, metterli come... E invece la farina senza glutine assorbe molto di più, si parte da un 80% per arrivare a un 90-95%. Io consiglio a casa le prime volte di stare attorno all'80-85% massimo, perché poi è difficile proprio da gestire A l'impasto, manipolare. a manipolare, se no si versa con un cucchiaio, una spatolina, però allora a quel punto lì diventa come una crema, hai capito? Devo stare E attento, ungere certo. bene, lasciarlo fermo. Se invece voglio proprio manipolarlo, schiacciarlo, allargarlo, devo per forza avere un'idratazione un po' più bassa. Ma invece, visto che prima mi parlavi della pinza che andrei a commercializzare in tutta Sì. Europa, quindi è un prodotto anche per la grande distribuzione, sarà? Sì, adesso inizialmente Forte. la sto vendendo da 2 settimane qua nel mio locale e vedo che tutti i miei clienti, anzi, se le prendono e se le portano a casa perché sta piacendo tanto, insomma. È un prodotto proprio chiamato pinza romana perché utilizziamo delle farine senza glutine e possiamo chiamarlo pinza romana perché una delle farine appunto che c'è all'interno del nostro impasto è stata brevettata proprio per poter essere chiamata pinza romana. Ha una Forte. percentuale di riso superiore e viene stesa praticamente, si dà una precottura per poi andare a farcirla come una pizza, tipo una pizza in pala, per capirci, no? Certo. Piccola, per chi non l'avesse mai vista, è una pizza in pala piccola, con bella croccantina, fine cottura, rispetto a una pizza classica che magari può essere più morbida. E anche lì è un'idratazione comunque alta, anche lì sei Sì, parliamo 85-90. comunque, sì, parliamo sempre di idratazioni più alte, sì. Forte, 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 da assaggiare. Dunque, invece ci chiedevano, Rosa ci chiedeva anche, diceva, non posso partecipare alla live, ma sarei curioso di sapere se è vero che si può fare un lievito madre gluten free. Sì, si può partecipare, sì, scusa, partecipare, si può fare tranquillamente. Non è difficile, l'importante... adesso la ricetta in percentuale esatta mi piacerebbe darvela, che non riesco qua adesso a uscire perché ho una, semmai eventualmente la posso inviare a te e non so se si può pubblicare in qualche altra Ah, maniera o magari, qualcosa. se qualcuno è interessato, appunto, se ci scrive su Accademia, gli diamo la base del lievito madre di Federico. Sì, Comunque, perché viene fatta comunque, si parte sempre da una farina di riso.
si può partire tranquillamente con una frena semplice così, e a seconda della voglia che si ha, perché bisogna comunque rinfrescarla come un lievito madre classico, bisogna all'inizio starci tanto dietro e poi si Certo. può rinfrescare una volta a settimana a seconda dell'uso. La cosa, il sistema più classico e più facile secondo me da utilizzare a casa è la biga. Cosa vuol dire? È un Ok. preimpasto fatto il giorno prima, è come un preimpasto per la pizza classica, un impasto normale. L'unica differenza è che questo preimpasto, invece di idratarlo al 44-45% come da ricetta, io lo idrato al 70-75% perché l'assorbimento dell'acqua da parte di queste farine è maggiore. Non vado altro che, facciamo un esempio sempre, su 1 chilo di farina senza glutine utilizzo 700-750 grammi di acqua e lo vado a impastare in maniera grossolana, lasciando proprio i grumi, deve giusto giusto assorbire tutta la farina. Poi la lascio in un contenitore a temperatura di 18-20 gradi, coperto con una pellicola, e lo vado ad utilizzare dopo 18-20 ore. Quello è proprio più semplice e da lì si nota subito uno sviluppo maggiore, una colorazione maggiore dell'impasto e anche un profumo diverso. Abbiamo fatto test, prove e via dicendo. Dopo può esserci anche il polish è un altro preimpasto, anche quello, però come utilizzo anche per casa è meglio la È biga, insomma, comodo, ecco, se è più è comodo, comodo perché secondo me, si ha proprio la percezione che il prodotto è più bello e più buono, insomma, ecco. poi penso, mi veniva in mente che la biga si dice sempre in quella tradizionale che non va impastata per non formare maglia glutinica. In questo caso Sì, non hai problemi proprio, no? non c'è problema, però comunque bisogna sempre seguire alcune regole anche lì, magari appunto di impastarla grossolanamente, ecco, Anche deve quella va proprio. comunque impastata poco. Sì, l'importante è che non resti la farina sul fondo della ciotola o della boule che si sta usando. E dopo conviene Certo. sempre, consiglio mio, metterlo in un contenitore di forma quadrata o perlomeno rettangolare, stretto e alto anche lì, perché deve comunque, non deve sviluppare il doppio o il triplo come magari un lievito madre o altre cose, ma basta semplicemente, deve prendere forza. Ecco, aumenterà magari di 1 o 2 centimetri. Perché se aumenta troppo vuol dire che ho utilizzato troppo lievito o altre cose, insomma, ed è un'altra cosa, oppure magari l'ho impastato troppo. Perché comunque Certo. la ricetta di una biga senza glutine, su 1 chilo di farina usiamo 700-700 grammi, 750 grammi di acqua con sempre un 10 grammi di lievito. Questa è proprio la ricetta base per la biga. Quindi. Semplicissima da usare, da fare e io la consiglio per tutti. Eh sì, perché alla fine dà un bel plus e è poco Sì. Sì, impegnativa anche da fare a casa. si può fare tranquillamente utilizzando un mix, cioè non è che devo fare la biga solo di riso o solo di mais, ecco, prendo sempre il mix che ho a disposizione, l'unica cosa che esistono in commercio i mix per le farine per la pizza e pane e i mix magari per i dolci, dove magari possono contenere degli ingredienti diversi a seconda di quello che de se devo fare dolci, sarà appunto dedicato per uno sviluppo tipo per il pandoro, non so, il panettone, i dolci, le torte, ecco. Invece per quanto riguarda il pane e la pizza ha un'altra tipologia di ingredienti, ecco. Addirittura bisogna stare attenti sulle confezioni perché alcune contengono già il sale, che non vado ad aggiungere appunto troppo sale perché essendoci già dentro magari non devo neanche metterlo, ecco. Certo, Tante neanche questo volte ne basta avevamo leggere. parlato. Sì, bisogna leggere bene le etichette dietro che nella ricetta magari c'è proprio scritto non aggiungere sale, ecco perché sennò dopo Certo. diventa troppo Diventa immangiabile, ecco. immangiabile. Diciamo quindi Sì. i mix sono un potente alleato per chi vuole divertirsi con panificati senza glutine, però leggere l'etichetta è comunque una buona, quello in generale su tutto, ma in particolare può darvi delle buone indicazioni su come anche lavorare poi. Sì, anche perché, ripeto, alcune persone magari non possono mangiare delle farine che sono presenti all'interno di Certo. questo sacchetto. Ecco, provo a chiedere se mi portano un sacchetto così tanto per, ne prendiamo uno a Anda a caso e vedere. leggiamo gli ingredienti. Vai. Ok? Volentieri, Andrea, volentieri. mi porti un sacchetto di farina senza glutine? Un sacchetto.
quella senza glutine, quella che vuoi, uno qualsiasi. È tanto Bello la perché diretta. ne ho diversi, però è tanto da Giusto. vederne uno assieme, capito? Così era Volentieri, tanto per darvi volentieri. un'indicazione di finché Andrea lo va un attimo a prendere, allora Certo, volentieri. ecco. Comunque, in generale, tutti i prefermenti che si fanno in maniera tradizionale si possono fare anche senza glutine, perché abbiamo parlato di polish, abbiamo parlato di biga, abbiamo parlato di Sì. lievito madre, quindi bisogna solo L'unica aggiustarsi. aggiustarlo con l'acqua, perché queste farine hanno un assorbimento di acqua maggiore, di conseguenza loro hanno necessità di assorbire più acqua. Ok. Allora, non faccio vedere Marche, era giusto Vai per tranquillo, dirti cosa vai c'è dentro. tranquillo, Allora, per non dirti c'è problema. questo mix, beh, possiamo trovare i mix che hanno la spiga barrata oppure semplicemente la scritta senza glutine. La spiga barrata vuol dire che sono stati certificati dall'AIC con discorso, perché sai, esiste anche lì un'associazione, che è l'Associazione Italiana Celiachia, noi siamo con loro dal 2015, che hanno praticamente proprio una lista delle cose prodotte senza glutine e certificate. Però esistono anche in commercio dei prodotti con semplicemente la scritta senza glutine, ma si possono tranquillamente mangiare anche quelli, vero? Ecco, non è che non si possano mangiare. Allora, questo mix c'è per dirti la farina di riso, l'amido di patata. Ecco, una cosa che mi sono dimenticato di dirti prima, io consiglio anche di usare la patata lessa schiacciata nell'impasto, perché mi permette anche quello, mi aiuta proprio in questa elasticità del mio impasto e mi dà anche un gusto, me la rende croccante fuori e morbida, morbido dentro. Dopo abbiamo l'amido di tapioca, in questo caso, abbiamo lo zucchero, fibre vegetali, che può essere il pisello, la patata, il bambù. Anche il bambù, per dirti, è una farina che mi rende molto elastico il mio impasto. È un prodotto un po' costoso, non si trova dappertutto, però anche lì mi aiuta tanto. Dopo ci sono i semi di lino, tipo qui anche troviamo del sale in questo mix, e in alcuni casi ti dice può contenere soia, senape e lupini, perché appunto ci sono persone che magari sono allergiche a queste farine. Certo. Ecco, allora consiglio sempre di leggere quelle che sono in neretto, proprio per evitare problemi. In Dopo eretto sono sotto, gli allergeni. sì, gli allergeni che sono appunto messi in evidenza. E dopo c'è la dichiarazione nutrizionale, che ti dicono anche qui l'energia, i grassi, i carboidrati, le fibre presenti, le proteine. Per dirti, vedi qua, le proteine sono 3,9 grammi. Di solito nell'impasto classico arriviamo dai 12, 13, 15, che sono Certo. classificate anche lì la tipologia della forza della farina in base alle proteine. Al E ha pizzo, certo. appunto 3 grammi di sale presente all'interno di questo mix. Dunque, già lì sappiamo che non dobbiamo usarne troppo di sale, Cioè, capito? 3 grammi su chi, su un Ecco. chilo. Sì. No, scusa, no, qua è per 100 grammi di prodotto. Ah, per Per 100. 100 grammi di prodotto Quindi è bella, questo. è già bella, È già bella bella ricca. salata, dunque in teoria non si usa proprio nessun tipo di sale, perché esiste anche il sale rosa, cioè anche lì sono diverse tipologie di sale. Certo. E basta, infatti qua Vabbè. non è presente farina deglutinata, ecco. Ok, era un esempio di mix questo che abbiamo visto. Sì, Visto che questo abbiamo è parlato un di esempio di mix. patata, Sì. mi collego a una domanda di Franca che ci chiede se ci può essere un impasto pizza a base di patate. Quindi magari possiamo dire, come hai detto tu, si può aggiungere una percentuale di patata lessa o magari, non so se Franca intendeva fecola di patata, se si Fecola, usa. anche quella, sì, si può usare tranquillamente, ma la fecola generalmente è usata in quasi tutti i mix. Io Ah, vedi. aggiungo dell'ulteriore patata in modo tale per dare anche un po' personalizzare il mio impasto. E ho visto online, insomma, delle pizze fatte interamente con le patate, però allora quella non è più pizza, nel Non è senso, un pizza. conto se ne uso una percentuale che può essere, appunto, come dicevi tu, o la patata schiacciata o la fecola, perché la fecola si usa comunque in piccole percentuali, si trova già in polvere, sono le bustine che si trovano al supermercato. Invece, proprio patata, sì, posso farlo, però non è più, tra virgolette,
un Eh sì, certo, se è solo impasto patata. di E tu la pizza. usi la patata schiacciata giusto per capire, è un Sì. po' come, parlando di prodotto con glutine, un po' tipo la focaccia barese che ha una percentuale di patata lessa minima, comunque Sì. poca roba. Io mi sono basato un po' anche su quell'idea lì, appunto, perché prendo spunto, mi piace un po' provare un po' tutte tipologie di cose. Sì, E bello da lì quello. le prove a suo tempo le avevo prese proprio spunto da questa focaccia, no? Che se vogliamo dentro è morbida e l'esterno è bella croccante. E Eh sì. allora, facendo delle prove, sono andato a sostituire la patata in polvere, chiamiamola così, con la patata. Io le lesso prima, aspetto che si raffreddino e poi vado a schiacciarle dentro nel mio impasto, proprio durante la formazione del mio impasto, quando ce le ho nell'impastatrice. Certo, la patata è ricca di amidi, si comporta esattamente in questo caso come una farina, nel senso che poi da fredda torna a essere l'amido, torna a essere Mi gel aiuta, mi sodo, aiuta. Sì, diciamo, sì, sì. Mi e aiuta anche aiuta a legare. nell'elasticità appunto del mio impasto, ecco. Oltre che dare gusto, perché magari tante volte qual è il problema? Che si trovano degli impasti tanto secchi, tanto duri dentro e non si capisce perché, perché probabilmente non hanno la fecola o non c'è presente appunto la patata Ah. all'interno di questo impasto. Può essere anche quello, ecco. Anche questo quindi è un bel trucchetto che ha tirato fuori Franca, quindi anzi grazie per la domanda che è venuta fuori. Interessante, come proporzioni appunto ci si può ispirare, come ha fatto anche Federico, che è arrivato tramite prove al suo impasto, all'idea della focaccia barese, quindi in una piccola Sì. percentuale di patata lessa schiacciata fredda. Sì, parliamo Bene. sempre di un 5-10% a seconda dell'uso che... Perché sai, anche lì è a gusti. C'è chi piace È l'impasto certo. proprio secco secco, chi invece vuole solo morbido. Certo, Bisogna eh fare sì, delle come prove come tutte le cose, insomma. tutte le cose. Infatti questo è anche poi il messaggio più giusto da dare, che cerchiamo di dare sempre, nel senso che è giusto ispirarsi alle ricette, perché abbiamo una Sì. tradizione, un passato che è ricco di ricette, di tradizioni, eccetera, eccetera, ma bisogna anche sempre pensare poi a quello che si vuole, perché Eh a me sì, piace anche più perché, croccante, per appunto, è sempre, esempio. io dico sempre, tu puoi essere il campione del mondo che vuoi, però ci sono 10.000 gusti, ognuno può considerare un pizzaiolo più bravo di un altro, anche lì, Certo. il bello è mettersi in gioco, però, ripeto, è difficile sempre accontentare tutti, magari per me Certo. te una pizza può essere buonissima, per un altro non è buona, cioè, Il bello è anche questo, il bello è ripeto... anche questo. Ci sono tanti tipi ed è così, insomma. Sì, ci sta, però è giusto anche sul tema delle ricette, comunque è giusto prendere ispirazione e poi applicare quello che hai visto a quello che serve a te, insomma, senza Sì. troppa paura di sbagliare o di fare una cosa che non esiste, si prova, al massimo si mangerà con un po' meno gusto, ma la volta dopo sarà più buona. Sì, è Sicuro. lì. La bellezza è anche quello, insomma. A forza di prove, sai Esatto. quante volte ho sbagliato io all'inizio? Ci credo. Ma Se è non così, sbagli se non uno fai. vuole, ha la passione, dopo, per carità, dopo diventa per forza anche una necessità, purtroppo diciamo così, che la persona celiaca Perché? deve per forza, tra virgolette, imparare anche a farselo a casa, perché comunque sappiamo benissimo che sono tutte farine costosissime. Io dico sempre, quando insegno ai ragazzi, pulite bene l'impastatrice perché sono soldi che tutte le fa perché tanti, sai, lasciano tutto sporco, tutto. Io invece proprio con la È spatola vado a tirar via anche il grammo che resta attaccato, perché giusto. comunque è una spesa. Eh sì. Purtroppo al momento è così, insomma, costa molto molto di più la farina senza glutine. Eh sì, è una spesa, c'è tanto lavoro dietro, quindi giusto prelevare fino all'ultima goccia. Dunque, siamo negli ultimi 5 minuti di diretta, abbiamo ancora qualche domanda, quindi andrei in velocità. Daniele ci chiedeva, utilizzare gomma di guar per dare un minimo di elasticità? Si può? Sì, ne abbiamo parlato Sì, sì, prima. sì, sì. Federico, riprendi un Gomma di pochettino guara sul o xantana. discorso. Il gomma di guara o xantana, come dicevamo anche, che è presente qua, qua loro utilizzano come gomma l'amido, cioè come legante l'amido di tapioca, per dirti, e il bambù, ecco. Però la gomma di guara e la gomma di xantana, riprendendo dal discorso di prima, su alcuni trovate in commercio alcuni libri dove consigliano di usare una
con determinati ingredienti e l'altra preferita per altri ingredienti ancora. Consiglio mio, leggete l'etichetta magari perché al supermercato si trovano diversi mix e guardate a seconda, perdete 2 secondi a leggere le etichette e vedete che in base all'altezza di dove si trova della posizione potete in maniera molto un trucchetto semplice per capire Empirico. come utilizzare sì, una gomma rispetto a un'altra. Ecco. Che in tutti i Questo è un negozi ottimo trucco. di vendita di senza glutine comunque hanno, basta chiederlo e le hanno tutte le tipologie di gomme, sono delle confezioni proprio di una farina proprio impalpabile bianca, ecco, non è una colla, lo Certo. chiamano colla elegante perché ha la funzione di una colla elegante, ma sono tutte fibre naturali, insomma, ecco. Assolutamente. Bene, grazie Daniele per la domanda. Claudio invece ci chiede, adesso non mi ricordo noi Federico quando abbiamo fatto gli impasti qua se li avevamo fatti a mano o in A macchina. mano. Comunque, esatto, lui Claudio ci chiede cosa devo fare se utilizzo una planetaria, devo avere qualche attenzione in più? Allora, nella planetaria, essendo più forza anche la velocità della foglia, perché la planetaria si può usare o con la spirale, che è quella specie di braccetto fatto, a fusillo, diciamo così, ecco, Sì. oppure la foglia che ha la forma un po', a forma di scudo. Un po' con delle sezioni interne e quella si chiama foglia. Per l'utilizzo della farina degli impasti senza glutine, consigliano per queste tipologie di macchine di usare la foglia. Invece, per impastatrici grosse, il nervo. Io parlo per impastatrici come usiamo noi da 15-20 kg in pizzeria. Invece, Ok. per casa è meglio la foglia. Bisogna sempre avere i guanti, prima cosa. Avere, ungersi sempre i guanti o la spatolina per quando si toglie l'impasto da questi mix, perché comunque è molto più appiccicoso e rende anche molto di più liquido così, diciamo così, l'impasto. E basta, una volta versare l'acqua, come avevamo detto da ricetta, magari in 3 volte. Metterne prima un terzo, poi 2 terzi, poi per finire aggiungere il resto, perché se magari si vede che si è presa troppa acqua per sbaglio, si può sempre correggere togliendo un po' di acqua alla fine, se si vede che l'impasto è troppo liquido, perché poi Già. diventa difficile da manipolare, da gestire, perché un conto è se lo verso in un padellino. Però diciamo che l'accortezza generale è sempre utilizzare l'acqua un po' alla volta e partire sempre dalla farina, già all'interno della mia impastatrice, e aggiungere all'inizio un po' di acqua con del lievito già sciolto appunto in quest'acqua qua e ecco e andare ad aggiungere lentamente non tutto assieme perché così magari mi rendo anche conto meglio come sta andando l'impasto. L'olio e il sale vengono messi il sale prima dell'olio verso la fine quando ormai l'impasto è già formato Formato. e l'olio si può mettere anche nel mixer oppure utilizzarlo come abbiamo fatto noi da ricetta, mettendolo su banco e facendolo assorbire tramite la manipolazione quando andiamo a fare le palline, che io ho visto che è meglio come risultato finale, però si può mettere per chi vuole anche un po' di olio direttamente Nell'impasto. nella dose direttamente nell'impastatrice. Ottimo, quindi grazie Claudio per la domanda. Ah, e anche temperatura magari di No, acqua un ma po' più fresca. Ok. ok, per il suo riscaldamento di cui parlavamo prima. Sì. Quindi, come consigliava Federico all'inizio, magari se si sa che il giorno dopo si vuole fare la pizza, mettiamo un bel po' d'acqua in Sì, l'acqua frigorifero, così in è a frigo a 4 4 gradi. gradi. Sì. Questo perché con la macchina tende a surriscaldare un Tende, pochettino sì, di più tende a rispetto scaldarsi di più. Sì. E magari a appunto farla a mano. versare l'acqua un po' alla volta. Ecco. Perché Diciamo che poi noi magari nel corso abbiamo anche scelto di farlo a mano in modo che chiunque potesse possa capire farlo a intanto che è un casa. impasto gestibile, non serve per forza una planetaria. La planetaria magari velocizza un po' il lavoro e si fa un po' meno fatica fisica, però tenere Però conto di magari queste cose qua, sì, insomma. perché se ci si trova magari anche in un posto o comunque a casa non si ha perché si guasta o via dicendo, bisogna Si farlo, può fare. sapere come fare a Bisogna. mano, ecco. Non si può restare senza pizza, insomma, dai, Sì. parliamoci chiaro. Bene, ultime domande sulla biga. Qua Franca ci ha Sì. chiesto: faccio la biga con metà impasto, faccio bene o è meglio usare 100% farina? Qua non mi è molto chiaro, Allora, forse a te sì. sì, praticamente la biga viene utilizzata in percentuale sull'impasto. Cosa vuol dire?
facciamo sempre un impasto, prendiamo sempre un chilo di farina, un chilo di impasto, un chilo di farina, partiamo sempre per le dosi della farina. Se io dico utilizzo il 50% di biga, vuol dire che su un chilo di farina uso il 50% della farina, cioè i 500 grammi. Ok? Nella ricetta che dicevamo, che utilizzavamo un chilo di farina e 800 oppure 850 grammi di acqua, io prendo il mezzo chilo della farina, perché abbiamo detto che è una biga al 50%. Di quel 50, di 500 grammi mi devo calcolare l'idratazione del 70-75. Adesso non ho sotto mano la calcolatrice, però più o meno siamo attorno ai 350. 370, 350, ecco, 350. 350-370 grammi di acqua, che poi quelli lì li andrò a togliere dal totale. Mi faccio questa biga il giorno prima e la metto a temperatura di 18 gradi. Il giorno dopo utilizzo il rinfresco. Cosa vuol dire? Prendo la biga e unisco il resto della farina e il resto dell'acqua con il sale e l'olio, perché nella biga non va né sale né olio, ma semplicemente i 10 grammi di lievito per chilo di farina, che Ottimo, quindi in questo caso risponde diventano anche. 5 perché uso mezzo chilo. Ecco. E quindi anche Mago Fede, che ha fatto una domanda legata al rinfresco, appunto, come ha spiegato Federico, si parte, cioè bisogna sempre, le ricette con la biga o con i prefermenti vanno un pochettino costruite, no? Perché tu sai che puoi farla al 50% di biga, puoi farla all'80% e quindi puoi scegliere anche tu, no? Come farle, e poi Allora, lì ti calcoli. se utilizzo il mix, prendo semplicemente il mio mix. La farina è già mescolata, mi calcolo solo la percentuale di biga da usare, che in questo caso, se ho il 50% di biga, tolgo 500 grammi dal mio chilo di farina e su quei 500 grammi lì utilizzo l'acqua e il lievito rapportati a quei 500 grammi, non a tutto, il Al chilo chilo. intero. Una volta che ho fatto la biga, posso decidere o di aggiungere qualche grammo di lievito, che può essere 1 o 2 grammi, giusto come starter, che comunque mi aiuta e non è che faccia male, è giusto come starter, oppure anche fare a meno di usare il lievito durante il rinfresco o l'impasto Nel finale, che rinfresco. mi sembrava. Il riposo va dalle 18 alle 20 ore. Ottimo, quindi, e poi stesso discorso vale anche per gli altri prefermenti, che sia un lievito madre, che Sì. sia una polish. Bisogna sempre Sì. calcolare l'idratazione, il tuo Sulla obiettivo di percentuale che idratazione. uso, sì. Perché, Poi. ripeto, uno può fare anche tutto biga, che mi sembrava ti avesse chiesto, mi sembra, non mi ricordo. Tipo, ho 1 chilo di farina. Su questo chilo di farina uso 700-750 grammi di acqua la sera prima. Il giorno dopo il rinfresco è solo la restante acqua che mi è rimasta, perché per Ah, arrivare a certo. 800-850 grammi aggiungo quei 50 o quei 100 grammi, hai capito? Non devo mettere altro lievito perché già è un 100% biga, si dice perché è tutta biga, e devo semplicemente aggiungere il sale e poi l'olio. Ecco. Quello Bello, è sicuramente avrà uno bellissimo. sviluppo proprio esagerato, però è anche Certo. difficile da gestire, lì bisogna stare un attimo. Ecco, attenti, però comunque viene fuori un bellissimo prodotto, ecco. Sì. È divertente perché poi uno si è appassionato, si mette lì, ne prova una 50, una 70, una 100, le Sì. assaggia, vede le differenze, che questa mi piace di più, questa è Io divertente, partirei sempre divertente. comunque da un 20-30% e poi vai a A crescere salire. man mano che prendi la manualità. Sì. Certo, come hai spiegato anche sull'idratazione, si parte Sì. E dall'80, ma si può arrivare anche fino al poi 90 prendendo l'inestetto. 90-95, l'importante è saperla un attimo gestire, perché se no si trova a partire subito col 90-95%, dice ho un impasto Dici, tutto mollo, non riesco neanche a tirarlo su, allora certo, hai e ti capito? scoraggi Piuttosto di, giustamente. sì, e Sì, lasci lì, meglio partire un po' invece prima. partendo con un impasto meno idratato, un po' più secchetto, ti dà anche comunque una soddisfazione maggiore inizialmente, Certo. poi si prende esperienza, E e si va, si e si aumenta vola. sempre di più, ecco, sì. Ottimo, bene, allora è stata una bella chiacchierata, adesso dobbiamo liberare Federico perché parte il servizio tra 5 Sì. minuti. Quindi intanto Ragazzi, è grazie a te stata una Federico bella per chiacchierata. Grazie a voi, è assolutamente. stato un piacere. Se
Allora, se vi interessa la ricetta di Federico del lievito madre, scriveteci in direct sui canali di Accademia che ve la Io ve la passiamo. mando. Me la mando perché così almeno siete belli precisi. E ecco, l'importante è quando si fa un lievito madre di partire sapendo che bisogna rinfrescarlo inizialmente ogni tot 2-3 ore per poi arrivare alla settimana. Ma prima di arrivare alla settimana passa almeno 10-15 giorni. Ecco. Certo, Ok? eh sì, è un bell'impegno, però è divertente Sì, anche quello. sì, sì, sì. Federico, ti ringrazio moltissimo, grazie a tutti voi che avete partecipato, e a presto e buon lavoro. Grazie, grazie mille e buona serata a tutti. Ciao, Ciao a grazie. tutti, grazie, ciao ciao.